Ciao a tutti e bentornati nel canale. Vi parlo di un profumino di Lancôme non acquistato, o il campioncino, è del 2022, una novità ed è Idol Nectar. Bello, eh? Meraviglioso. Qui abbiamo un profumo alla rosa, vanigliato, caramello, leggermente polveroso, talcato. È del 2022, è una rosa vanigliata, caramellata, vediamo le note. Stupendo, no. Nelle note di testa, rosa di Grasse, rosa e rosa turca, tre rose. Nelle note di cuore, caramello e popcorn e poi vaniglia. Lo vado ad aprire insieme a voi. La prima volta. Mi dispiace aprire questo, però lo devo fare. Sentiamo. A chi piace la rosa è veramente un bel profumo. La boccetta è così, l'ho strappata, ma la boccetta è questa, la solita boccetta di sempre, tipo molto stretta, schiacciata, tipo cellulare, però è più rosa. Bello, bello, guardate che bello sto rose gold. Mamma che meraviglia, è una rosa dolce. Dolce, per chi ama la rosa è un profumo fantastico, molto buono. È una rosa fresca, allo stesso tempo molto elegante, pulitosa, giovanile. E quel profumo, secondo me, che ci fa ricevere dei complimenti. Io non credo che ha una scia molto potente. Secondo me ha una scia media e anche una persistenza, però una serata elegante lo fa. Una serata elegante lo fa. È buonissimo, una rosa spettacolare, buono, buono, buono. E diciamo niente di innovativo, anche perché comunque trovare grandi novità, visto che è stato inventato di tutto, è molto difficile. Però per chi ama la rosa è un profumo meraviglioso, perché qui questo profumo non è che apre con gli agrumi, apre con tre fantastiche rose. Apre con tre rose. È uno spettacolo. E poi dolce. Però non è eccessivamente dolce. Un giusto connubio, però diciamo che è un floreale spettacolare, spettacolare secondo i miei gusti. Ovviamente ognuno ha dei gusti diversi, ognuno ha un olfatto diverso. Io amo la rosa, adoro la rosa sia come fiore che come profumi, e cerco sempre quella rosa, quel profumo dove la rosa è molto presente, e qui lo è, perché comunque apre con queste tre rose che è uno spettacolo, è un fuoco d'artificio di rose che poi scendono su un letto di una nuvola di come si chiama, di zucchero filato. No, vabbè. Esplodono queste tre rose e scende su una nuvola di zucchero filato. Molto, molto buono. Ovviamente
Non è che posso comprare tutti i profumi che escano perché devo consumare quelli che ho, però devo dire che è una bellissima rosa. Io questa sera esco a fare una serata dopo tantissimo tempo. Questo è il trucco che ho fatto e indosserò questo profumo Idole de Lancôme Eau de Parfum Nectar. Esplosione di rosa e poi dolce, ma non eccessivamente dolce. Bellissimo, l'ho voluto di condividere e aprirlo con voi, visto che a me dispiace anche usare i campioncini. Quando ho qualche campioncino, se non vi dispiace, lo apriamo insieme e lo sentiamo insieme. Ok, ragazzi, stupendo, ciao.